Salve a tutte e tutti, qui il vostro Senten Chan. Fa molto vento e notte, sono le 7, le 19 meno 10, cioè le 6, le 18:50. Niente, accendo la tele nella Rai, vedo un programma di Massimo Ranieri musicale. La seconda o terza volta che vedo parte di quel programma. È curioso perché si crede la Carrà degli anni 70-80, si sdraia per terra, si siede, si rotola, si allunga, fa delle giravolte. Non so, starà vivendo una seconda gioventù, fa le bizze. Però è originale, oh. Si è messo in lungo, in largo e dava le giravolte cantando, no? Ma ci sono cantanti che hanno voglia di gridare e perdono il feedback, no? Che cantano il playback, perdono il playback per gridare. Ci sono cantanti che gli manca la voce, fanno tante cose, si emozionano, ma lui no, si butta per terra, si sdraia, si siede, si piglia le ginocchia con le mani, si stiracchia, non so, sbadiglia un altro po' e ti domanderanno caffè o cappuccino, cornetto, buongiorno, e che ormai i cantanti non sono più quelli di una volta, ma addirittura i mostri della canzone italiana non sono più quelli di una volta, anche quelli in vita, pensa te. E questo ti, ecco, per esempio, gli vuole rubare Massimo Ranieri protagonismo a Benigni, che era lui quello che si buttava per terra, faceva il tarantolato, si sdraiava, si stirava, si arrotolava, si accovacciava, saltava, eppure buttava per terra da Carrà, cose di questo genere. Ma adesso ecco, ci prova Massimo Ranieri, è sbigottente. Oggi ho caricato un tutorial di gastronomia casareccia, spero vi possa piacere, come preparare un caffè espresso alla maniera antica con la moca, perché io detesto le cose elettroniche. Io praticamente sono contrario a tutta macchinetta a vapore per fare il caffè, tutte quelle robe lì. Preferisco la mia cara vecchia moca, più affidabile, più confidabile, più pratica, più economica. L'altra prima che si riscalda, tutto il resto. Poi le cartucce di caffè. Io il caffè me lo dosso da me, fa anche rima. Beh, in attesa di fare altri tutorial di gastronomia a casareccia, in attesa di fare altri commentari letterari, in attesa di fare altri tutorial sportivi, in attesa di fare tutto il resto, vi saluto, il vostro Senten Chan, e a presto. Ciao e grazie di seguirmi e di contribuire alla crescita di questo canale di YouTube Senten Chan. Grazie di nuovo e a presto. Ciao. Salve cari amici, eccomi di nuovo. Oggi è passato un altro giorno, c'è molto vento e notte. E niente, ho ripreso a leggere qualche libro di Coelho, uno dei tre scrittori partenopei brasiliani. Chisto, Coelho e quello. E sono libri molto interessanti. Sono libri molto interessanti, però che di nessuno dei quali ho mai capito
una mazza di quello che scrive. Veramente non ho capito perché scrive, però ecco, gli argomenti sono interessanti. Poi si leggono, si leggono con estrema semplicità. Però ecco, non ho capito che vuole dire. Io ho letto 5 dei suoi libri e non ho capito. Forse li dovrei mettere fra i libri Balenghi, però ecco, non sono Balenghi come quelli della magia, dell'occultismo, Ambarabacci, Cicocò, Abracadabra e tutte queste cose qua. Diciamo che io li trovo un po' Balenghi perché non so di che parlano, non so a che conclusioni ti portino, ma magari ecco, sono interessanti, c'hanno dell'interesse letterario, anche se non capisco che serve leggerli, ma è un altro discorso. Non sono proprio gretti come testi, sono interessanti così per perdere tempo. E i giorni passano, le nostre vite passano. Grattiamoci. Le nostre vite scorrono nel tempo di questi anni, di questi mesi. Poi ecco, ci sono molti libri che in verità dovrei leggere. Adesso, giusto qua, non posso aprire questo sportello. Sulle tradizioni dell'antica Cina. Su tutto il resto. Beh, come sempre mi devo organizzare per fare qualche buon libro, però ecco, non mancherà opportunità che possa dirvi qualcosa. Per il momento ho fatto oggi un tutorial di gastronomia casereccia, come preparare un buon espresso. Vabbè, già l'ho detto prima. Adesso mi metto a leggere, perché fra poco andrò a cenare. Sono le 19 e 14. Si cena presto perché fa un vento, un freddo, è pieno inverno. E stiamo al 6 di luglio, domenica 6 di luglio. Vabbè, che dire, c'ho tanti libri. Fra i temi più svariati, ma se voi vorrete che io vi parli di qualcosa, comunicatemelo. Io vedrò di accontentarvi, perché se no non prendo l'iniziativa di parlare di molti degli argomenti di cui lessi anni fa, decadi fa. Alcuni libri in pratica li ho letti solo una volta. Io sono molto preciso, amo conservare i miei libri, quindi non li apro del tutto, li apro giusto quello che mi serve per leggere la pagina, ma non voglio che si sgualciscano. Quindi molti di questi libri che stanno come nuovi, io li ho letti una volta sola, 20 o 30 anni fa. E molti sono di famiglia, quelli più rovinati. Ma mi raccomando, se voi volete che vi parli di qualcosa, di qualche tema, proponetemelo. Magari già l'ho letto o magari lo leggerò in internet. Mi raccomando, Sono più di 10 anni che non compro un libro nuovo, con tutti quelli che ho, e poi sono disoccupato, non ho soldi. Ma mi raccomando, mi piacerebbe commentare qualche lettura di cui a voi vi piacerebbe sapere. O ce l'ho e la rilego, o non ce l'ho e la vado a cercare in internet. Però presentare così dei temi senza sapere se a voi vi può interessare, non so. Comunicatemelo, eh. E anche tu, Pietro Trevisan, fammi sapere se c'è qualche libro di cui vorresti un mio commentario. Farò il possibile per dirti qualcosa. E poi mi raccomando, Travaglio, Marco Travaglio, tu che ti perdi l'occasione di avere un nuovo Indro Montanelli, ma lo sai che mi puoi avere come collaboratore del tuo Fatto Quotidiano? Lo sai perché te l'ho detto già più di una volta. Vabbè, ma io che posso fare? Uomo avvisato,
mezzo salvato. Ecco, tu sei stato avvisato. Ravvediti a tempo. E quindi sollecitami come collaboratore nel tuo giornale Il Fatto Quotidiano. Vabbè, vi lascio, se no viene un video troppo pesante. Questo era solo un saluto. Ciao dal vostro Sant'Enciano. E a presto.